Tomorrow when I return to see him, I'll be able to say that it's not just words, that I was just in this wonderful city called Naples, where Daddy has been given honorary citizenship, and that where we will come together as a family when Julian is free. Si trova in una cella di 3 metri per 2, un carcere di massima sicurezza, e ripeto, senza aver subito alcuna condanna. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha conferito la cittadinanza onoraria a Julian Assange, giornalista e attivista australiano, imprigionato dal 2019 in Gran Bretagna. La pergamena e la medaglia della città sono state consegnate a Stella Morris, moglie di Assange. It's a great honor for Julian and for... Un grande onore per Julian, per me, per la sua famiglia, essere a Napoli, ricevere la cittadinanza onoraria per Julian. E Napoli è una grande città, è un'importante città europea, e quindi sono veramente colpita dalla mobilitazione che c'è stata, e ritengo che sia fondamentale questa mobilitazione per la libertà di stampa e per l'ingiustizia che Julian sta subendo. È una scelta giusta. È per la libertà di informazione. E un'informazione libera è fondamentale in democrazia. Assange è un giornalista che ha pubblicato atti, fatti, misfatti in larga parte, che se non fossero stati considerati tali nessuno vi avrebbe dato importanza. E quindi è evidente che, diciamo, ha svelato uno squarcio di verità su accadimenti gravi che deontologicamente credo che un giornalista fosse tenuto a denunciare. Aderendo a un appello di molti esponenti della società civile internazionale, la decisione era stata approvata dal Consiglio Comunale e dalla Giunta. C'è stata una volontà quasi unanime di tutti i rappresentanti politici in Consiglio Comunale perché la città desse questa cittadinanza onoraria a Julian Assange, proprio come testimonianza di un impegno sulla libertà di informazione. E questo credo che sia un atto importante, che è fatto da una città, da Napoli, che ha sempre visto nella libertà, nell'espressione, nella libertà di espressione, un valore che va condiviso, rafforzato e portato avanti. Abbiamo ritenuto noi, insieme al sindaco che lo ha riconosciuto, al Consiglio Comunale, che questa sia una battaglia per la libertà e per la libertà di stampa. Io credo che la guerra si alimenti anche di tanta propaganda e che si abbia sete di verità. Assange ha fatto questo. Io vorrei soprattutto ringraziare il comitato per Assange, e cioè tante persone, intellettuali, persone semplici, cittadini, che in questi mesi hanno spinto. E grazie a loro che l'istituzione comune ha saputo ascoltare e fa questa scelta.